Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, proseguono le ricerche della figlia della 92enne ritrovata in casa senza vita lo scorso sabato, l'ultimo avvistamento circa 15 giorni fa in Riviera. Il cellulare è ancora spento e lei ancora irrintracciabile, scomparsa nel nulla. Ancora nessuna traccia della 60enne, figlia della donna di 92 anni, ritrovata senza vita in un appartamento di via Montanara nel quartiere di Saione. Pare fosse già deceduta da circa 2 mesi. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma è stata ritrovata solamente qualche giorno fa, dopo l'allarme lanciato dal proprietario di casa, preoccupato perché da settimane non vedeva nessuno dentro e almeno da luglio non era stato più pagato l'affitto. Ormai senza vita anche il gatto della donna, morto probabilmente di stenti. In quell'appartamento, assieme all'anziana deceduta, viveva anche la figlia, che gli agenti della squadra mobile, guidati dal dirigente Davide Comito, hanno subito cercato di contattare. L'ultimo avvistamento circa 15 giorni fa nella riviera romagnola, nella zona di Rimini. In precedenza la figlia era stata avvistata anche a Perugia e Livorno. Per la 60enne è stata diramata una nota di ricerca in tutta Italia. Gli investigatori al momento non escludono alcuno scenario. Intanto la procura di Arezzo ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziana. La morte sembrerebbe essere riconducibile a cause naturali. Non sono state infatti riscontrate tracce evidenti di violenza, ma la certezza potrà arrivare solo dall'accertamento. Attimi di tensione questa mattina in pieno centro storico in via Crispi, dove una persona avrebbe dato in escandescenza all'interno di un istituto bancario. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per riportare la calma. Attualmente sono in corso le indagini da parte degli agenti della questura di Arezzo per chiarire i contorni della vicenda. Controlli invece nella fine settimana da parte dei carabinieri di Sansepolcro, nel centro Biturgenze, ma anche ad Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano. 16 le pattuglie scese in campo e diverse le persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Su un totale di circa 60 veicoli e 90 persone controllate, 5 veicoli sono stati fermati o sequestrati per mancanza di copertura assicurativa o perché non sottoposti a revisione periodica. Altri invece sono stati sorpresi a circolare con veicoli per i quali non avevano mai conseguito la relativa patente di guida. Un incidente in moto invece ieri pomeriggio per il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Il primo cittadino stava percorrendo la 71 quando in via Matteotti a Camucia è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto a bordo della quale c'era un giovane turista americano. Subito soccorso dai sanitari del 118, Agnelli è stato prima portato all'ospedale della Fratta, poi con Pegaso trasferito alle Scotte di Siena. Non ha mai perso conoscenza e pur avendo riportato un trauma cranico commotivo ed altri traumi è sempre rimasto vigile. L'attacco è seguita ieri sera alle Scotte e incluso danni. La notizia dell'incidente si è diffusa presto nell'intera provincia e sono stati numerosi messaggi di solidarietà, come quello di Paolo Brandi e del Partito Democratico di Castiglion Fiorentino. E adesso ci spostiamo in Valdarno, a San Giovanni, dove il consorzio di bonifica ha portato a termine interventi strategici per proteggere l'ospedale dalle piene dell'Arno. Stiamo portando avanti i lavori per un intervento di manutenzione straordinaria, un intervento finanziato dalla Regione Toscana per un importo di circa 350.000 euro per dare risposte a un territorio che dimostrava criticità importanti. Più volte si sono visti allagamenti, soprattutto nella zona della Gruccia. Sta cambiando volto l'area attraversata dal tratto terminale del Borro al Quercio, in corrispondenza del punto di immissione del Fosso Reale e prima della sua confluenza in Arno. Siamo in località La Gruccia, nel comune di San Giovanni Valdarno. Qui il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno dalla metà di luglio ha avviato l'intervento di manutenzione straordinaria finanziato con risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana con un'ordinanza commissariale emanata a seguito degli intensi eventi meteorologici del 3 novembre 2019 con l'obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica in una zona a rischio. Questo intervento in particolare consentirà di mettere in sicurezza l'ospedale del Valdarno e quindi rendere sicuro un punto estremamente sensibile di tutto il nostro territorio. L'intervento in questione ha visto mettersi all'opera professionisti del settore per coniugare la somma dell'intervento con le
esigenze del territorio e trovare la soluzione più adeguata per dare delle risposte efficienti. Questo è stato possibile farlo grazie anche a una grande collaborazione con il Genio Civile e la Regione Toscana, ma anche con il Comune di San Giovanni. Sino ad oggi questa porzione del territorio, in occasione delle piene più importanti del fiume principale, è stata infatti soggetta a significativi fenomeni di rigurgito che gli argini insufficienti non riuscivano a contenere. Adesso i tecnici dell'ente hanno elaborato, in accordo con il Genio Civile Valdarno Superiore e il Comune, la soluzione progettuale che sta progressivamente prendendo forma. L'intervento consiste nella realizzazione di una paratoria attualmente in corso di lavorazione, e c'è stata una prima fase che si è conclusa con la realizzazione della fondazione, che consentirà poi successivamente di installare questa paratoia, che è un organo importante perché si parla di una struttura di 3 metri per 2 in metallo, che dimensionata per permettere il corretto deflusso minimo vitale, quindi rispetterà non solo la parte di mitigazione del rischio idraulico, ma anche dal punto di vista ambientale consentirà il deflusso minimo per la salvaguardia di tutte le specie dell'ambiente e circostanze. Il prossimo 17 settembre ricorre l'800° anniversario delle stimmate di San Francesco e il comune dei Chiusi della Verna annuncia un gemellaggio con Assisi. Ci vengo spesso perché non è tanto lontano e quindi mi piace venire alla Verna perché è un luogo per ritrovare se stessi, di meditazione, preghiera e sì, molto bello. Siamo alla Verna, il monte sacro dove 800 anni fa San Francesco ricevette le stimmate. In questo anno così particolare i pellegrini visitano il santuario con un rinnovato spirito. Non sono mai stato in un luogo così bello dove loro mi hanno portato. Una settimana prima me l'ho sognato e allora ho detto veramente esiste qualcosa. Perché io sono una che tengo tanto a San Francesco e io tengo il suo nome proprio per questo. E Francesco è salito quassù in un momento in cui la sua vita sembrava volgesse al meglio, aveva avuto già l'approvazione ufficiale da parte della Chiesa, del suo ordine, della sua esperienza, ma noi abbiamo bisogno non soltanto di conferme esterne, ma abbiamo bisogno soltanto che gli altri ci battano una pacca sulle spalle, ecco, ma abbiamo bisogno di una conferma interiore della nostra coscienza e da parte di Dio, ecco, per chi ci crede. Allora Francesco qui ha scoperto che tutta la sua fatica, tutto quello che aveva vissuto, non era frutto di un delirio collettivo, di gente folle che andava dietro a un folle, ma che in realtà era l'avventura di un cristiano che aveva preso sul serio il Vangelo e che la sua stessa vita, il suo stesso corpo era diventato Vangelo, cioè il corpo di Gesù. Un Gesù che dà la vita per noi, per questo è stigmatizzato. Quindi noi vivremo l'esperienza del corpo glorificato e risorto alla fine dei tempi. Oggigiorno chi ama in qualche modo accetta che la sua vita, il suo corpo portino il segno di quell'amore che magari gli altri non hanno né capito, né visto, né corrisposto, ma noi continuiamo ad amare, a dare la vita per gli altri. E il 17 settembre, giorno solenne in cui San Francesco ricevette le stimmate nel 1224, un gemellaggio con Assisi. Firmeremo un patto di amicizia tra Chiusi della Verna e Assisi proprio perché vogliamo fare questo gemellaggio e completare alcuni gemellaggi che abbiamo già fatto in passato come con Greccio, come sono San Leo. Ora il 17 giugno delle stimmate firmeremo anche con Assisi. Ed era proprio dedicata agli 800 anni dalle stimmate di San Francesco la lancia d'oro della 146esima edizione della Giostra della Saracino andata al quartiere di Porta Sant'Andrea. Una giostra bella, combattuta e
mai scontata. Alla fine la vittoria è andata al quartiere di Porta Sant'Andrea, che si porta a casa la Lancia d'Oro dedicata agli 800 anni dalle stimmate di San Francesco. Un anno particolare, prima Vasari, poi San Francesco. Sicuramente, entrambi, diciamo, Vasari più simbolo della retinità, San Francesco simbolo della santità nel mondo. È un portatore di pace, un personaggio che ha lasciato il nostro santo protettore nazionale, e le stimmate sono un fatto assolutamente importante nella sua vita e per quello che significano per tutti. Dedicare una lancia alle stimmate significa riproporre la figura di San Francesco quale modello non solo di vita semplice vissuta all'insegna della povertà, ma come modello da imitare soprattutto per i giovani. Modello di vita fraterna, di comunione, di amicizia e di pace soprattutto. E credo che la giostra e la città, scegliendo San Francesco, abbiano fatto una scelta davvero di grande modernità. Una giostra piena di colpi di scena, e non sono mancati prima dell'ingresso in piazza anche alcuni momenti di tensione durante il corteo storico. La prima carriera di Porta Sant'Andrea è stata anche disturbata e un figurante di Porta Crucifera è stato allontanato. Le prime carriere si sono chiuse con Porta del Foro e Porta Santo Spirito fuori dai giochi, mentre si è andati allo spareggio tra Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera con 9 punti a testa. Colpo di scena per la prima carriera di spareggio per Porta Crucifera, carriera lenta e il punteggio da 3 diventa 1. È stato facile a quel punto per Porta Sant'Andrea, con un comodo 3, portare a casa la vittoria. Siamo veramente felici, ma veramente, perché i motivi c'erano, Tommaso, le tre, avallo nuovo, si è indovinato tutto. Ma è chiaro che quando un quartiere come Santo Spirito ti sbaglia il primo tiro, insomma, qualche spiraglio si apre. Noi abbiamo fatto la giostra per la quale abbiamo lavorato tutto l'anno. Purtroppo Saverio per poco non ha fatto 5, se no la chiudavamo in 2 tiri. Sono contento che il quartiere mi abbia dato fiducia e mi abbia fatto tirare il tiro che poi per fortuna è stato decisivo. Grazie. Momenti di tensione invece si sono registrati durante la sfilata tra figuranti e spettatori, prima in via Roma, poi in via Guido Monaco, tra le poste centrali e il teatro Petrarca e infine in via Mazzini, come si vede in questo video pubblicato dall'Ortica. Tensione anche all'ingresso in piazza e poi durante la manifestazione l'espulsione di 4 figuranti. Tra i protagonisti invece, in questo caso senza dubbio in positivo, di questa 146esima edizione, Gianmaria Scortecci, con una carriera velocissima e con un 5 segnato. Sentiamolo. Gianmaria, dopo questo 5, con una carriera molto veloce, un 5 infilato veramente in maniera magistrale, sei uscito anche tra gli applausi di tutti i quartieri. Che sensazione hai provato? Io quelli li ho sentiti, diciamo, solo parzialmente, me l'hanno detto un po' dopo perché ancora magari ero un po' preso dalla trance agonistica, di sicuro una cosa che poi personalmente fa molto piacere. Senti, ma ce lo siamo chiesti tutti, hai tentato di spezzare quella lancia? No, ho tentato, il capitano mi ha chiesto, noi a quel punto avevamo tanto una soluzione sola con la giostra che si sta profilando, il capitano mi ha chiesto di galoppare. E se c'era una remotissima possibilità, insomma, quantomeno di arrivare al burattino alla velocità massima che mi consentiva poi il cavallino. E niente, poi dopo quello che abbiamo fatto, insomma. Però lo hai fatto appunto non mettendo in pericolo te stesso, ma anche l'animale, e quindi grande rispetto anche per il cavallo che montavi, giusto? Sì, allora, quello era un po' il mio... La mia paura ovviamente principale, anche perché è un cavallo su cui tutti si conta, più che metterlo in pericolo, che il pericolo magari in giostra è molto, molto relativo, magari un po' di rovinare qualcosa. Devo dire la verità, in realtà sono stato un po' più... insomma, ho fatto un po' una carriera che non si dovrebbe fare. Un po' azzardata? Sì, e lui però mi ha salvato lui, perché comunque... È stato comunque anche molto regolare, molto... Io mi sono affidato a lui e quindi mi ha salvato il cavallo, ci ha pensato lui. Molti dicono una giostra cambiata, non troppo in meglio per certi versi, magari ecco queste carriere un po' più lente, insomma alcuni tecnicismi che forse tolgono un po' di romanticismo alla manifestazione.
questo è possibile, però è cambiato il mondo. Io quando sento questi discorsi che vengono fatti sono molto corretti, però noi non ci dobbiamo dimenticare che innanzitutto la giostra adesso è sotto una direttiva, un decreto di tutela del benessere del cavallo. Sono stati l'impatto che ha anche l'antidoping e soprattutto le visite veterinarie ha fatto sì che i quartieri si dovessero strutturare cercando un tipo di cavalli che permettessero di correre senza tranquillanti e di risultare al tempo stesso da un punto di vista ortopedico sani, adatti. E questi cavallini spesso ti danno, la selezione del cavallo è andata in quella direzione, quindi è possibile che sia persa un po' di poesia, ma anche questo professionismo che c'è non è dovuto soltanto ai quartieri e alla volontà di vincere, ma è anche, come dire, imposto dall'esterno. Il contesto normativo, ma anche di sensibilità dell'opinione pubblica, non è quello di 20 anni fa, e quindi probabilmente cose che si vedevano negli anni 70-80, ora si fa una giostra come tante ne abbiamo visti noi, e magari il giorno dopo il sindaco, l'amministrazione deve rendere conto a associazioni. Quindi siamo andati in una direzione, è normale che dopo un po', per carità, si perda, ma questo da tutte le parti, non solo il Saracino, dove c'hai i cavalli è un po' così. Insomma, te l'hanno detto anche prima della nostra intervista, sei il migliore. Ecco, ovviamente nel tuo caso immagino che giochi molto anche l'esperienza, anche la testa, no? Non è soltanto la parte tecnica. Sì, ma soprattutto ovviamente l'esperienza ti insegna tanto, ma anche come approcciarti. Poi ogni giostra è diversa, ma non solo nello svolgimento, ma anche dentro se stessi. E quindi averne vissuto un po', secondo me, ti fa avere le chiavi per sapere come comportarti in quella situazione, soprattutto in termini, intimamente, no? Rispetto a come ti senti e a come reagire. E, insomma, ora. L'anno scorso questo equilibrio era stato un po' smarrito, quest'anno è andato bene, però il prossimo anno chissà. Si lavora per il 2025? Per forza, già credo avendo poi perso, credo che noi già a metà settimana saremo in scuderia. Sono state invece le temperature elevate a rendere necessari 14 interventi dei sanitari del 118 ieri pomeriggio tra corteo e poi ingresso in Piazza Grande. Una macchina che ha funzionato bene ma che ha avuto anche il suo bel da fare, quella del 118 dei soccorsi durante la giostra del Saracino. Gli interventi alla fine sono stati 14. Mi ritengo soddisfatto del sistema organizzativo che ha saputo dare una buona risposta senza, nonostante l'incremento degli interventi, senza dimostrare particolari criticità. Tre le persone che sono state soccorse durante il corteo storico per tafferuglie o vere e proprie scazzottate che si sono verificate in via Roma, via Guido Monaco e via Mazzini. Siamo intervenuti anche per la scazzottata, che però sul posto ci siamo limitati a fare delle piccole medicazioni, poi in realtà molti si erano già allontanati al nostro arrivo. E anche questo ha dimostrato che le risorse aggiuntive messe con delle ambulanze che io chiamo jolly, che ruotano attorno al corteo, oltre a quella che la segue, ma queste ambulanze jolly che ruotano attorno al corteo, che poi dopo al termine del corteo si posizionano su al prato, hanno fatto in modo che questi interventi lungo il corteo avessero una risposta rapida ed efficace, in modo che le persone infortunate venissero soccorse in tempi brevi. 11 invece le persone soccorse in Piazza Grande, nella maggior parte dei casi per le temperature elevate. Gli interventi sono stati gestiti dalla piazza e dalla centrale mobile che era posizionata su al prato. È un'unità mobile di coordinamento del sistema regionale dei 118, del coordinamento regionale delle maxi emergenze. È un'unità mobile all'interno del quale c'era del nostro personale assieme ai tecnici del coordinamento regionale. E questo ha permesso che tutte le chiamate, tutti gli interventi della giostra e del corteo non gravassero sulla sala operativa. L'edizione del perdono di Montevarchi quest'anno è stata invece segnata da polemiche e tensioni che hanno scosso l'evento di rievocazione storica del gioco del Pozzo. Tradizionale competizione che ha visto esplodere il caos durante la partita delle semifinali tra Gialli di Santa Maria e Verdi di San Lorenzo, con ripercussioni sulle fasi finali della manifestazione. Durante il match il clima infatti è degenerato in campo quando un parapiglia ha acceso gli animi dei partecipanti e dagli spalti si è verificato
verificato il lancio di un oggetto. Sono state così decise le espulsioni di due giocatori di due squadre diverse che sono stati individuati i responsabili dei lanci. Ieri la parte finale del gioco del pozzo però non si è disputata perché una volta comunicate le decisioni prese dalle autorità, tre squadre su quattro hanno deciso di non scendere in campo. Il premio, la mezzina, è stato comunque assegnato all'unica squadra che si è presentata regolarmente in piazza per disputare la sfida. E adesso voltiamo pagina per spostarci in Val di Chiana, in piazza Signorelli a Cortona. Ieri sera successo per lo spettacolo Panariello contro Masini. Buonasera Cortona, fatemi sentire fino a palle. Buonasera. Panariello versus Masini, l'incontro tra i due artisti diventa il ritorno per una seconda tournée che è andata in giro per tutta l'Italia e che è stata applauditissima. Cortona rappresenta una delle ultime tappe di questa lunga maratona estiva ed è anche l'appuntamento, la punta di diamante di questa Cortona antiquaria, la mostra antiquaria cortonese più antica d'Italia e che rimarrà aperta fino all'8 di settembre. Un cantante e un comico sul palcoscenico, uniti non solo dalla loro toscanità, ma soprattutto da un'amicizia lunga e duratura. Ognuno con la propria sensibilità si sono incontrati e scontrati in una sfida fra battute e canzoni che ha infiammato Piazza Signorelli a Cortona, gremita fino a quasi straripare per assistere allo show. Due ore di risate ed emozioni dove Panariello non ha mancato di proporre gag e irresistibili sketch comici con i suoi personaggi più celebri e amati. E Masini ha intonato le sue canzoni, colonna sonora di ragazzi e ragazze degli anni 90. Tra i momenti magici, anche un commovente omaggio a Francesco Nuti con la bellissima interpretazione di Masini di Sarà per te. Sarà per te. Un itinerario teatrale musicale nella poetica di Dante Alighieri nel borgo casentinese di Raggiolo. Sabato 7 settembre alle 17 in calendario l'ultimo appuntamento della rassegna Raggiolo Estate 2024 che proporrà un omaggio al sommo poeta dove la voce narrante del professor Lorenzo Bastida sarà accompagnata al violoncello dal maestro Wolfgang Dami. Lo spettacolo è di ingresso libero e gratuito ed è promosso dalla Brigata di Raggiolo. E adesso la pagina dello sport, il calcio femminile. Le ragazze Amaranto di Mister Leoni hanno affrontato nella prima giornata di Serie B l'Hellas Verona, sconfitto dopo aver segnato 3 gol. Gli avversari hanno risposto con una sola rete nel secondo tempo. Sentiamo le interviste. È una prima partita dove siamo andati di forte, ma abbiamo avuto un po' di defezione negli ultimi 2 giorni, ma il gruppo è solido, abbiamo 25 giocatrici dove tutti si possono giocare il posto e oggi l'hanno dimostrato. Infatti hanno fatto, chi è sceso in campo ha fatto una grande prestazione, ma anche comunque chi non è sceso e chi era in panchina ha dato il suo contributo e questa è la forza di questo gruppo. Quindi sono contentissima di questi primi 3 punti. Secondo tempo dominato sotto tutti gli aspetti, sia sotto l'aspetto dell'ampiezza che sotto l'aspetto della profondità, però possiamo fare gestire, diciamo, determinati aspetti della partita in modo migliore perché comunque loro erano rimasti in 10 e lì dovevamo giocare di più a calcio. Però sono, ripeto, sono contentissima della prestazione della squadra e spero che possiamo continuare così. Domenica arriva la Coppa contro una grande squadra che è il Chievo, che si è rinforzata, ma comunque cercheremo di fare un grandissimo risultato sempre qui in casa e voglio ringraziare i nostri tifosi perché sono stati tanti a venire qui allo stadio e quindi l'aspettiamo in tanti anche domenica prossima. Una grande emozione dopo 4 anni che sono qua, indossare questa fascia e soprattutto dopo una partita del genere con una vittoria soddisfacente dopo la stanchezza del ritiro e degli allenamenti fatti. Sono felice di essere riuscita a portare la squadra in vantaggio
e siamo un grande gruppo e dobbiamo continuare su questa strada. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.